Il pendolo non oscilla, però lo sportello è chiuso. Hai avuto un'ottima idea, Bella. Con questo film il viaggio fino a Cosmopolitan City è meno noioso. Hai ragione. Vedere Molly McMystery, ragazza detective, sta rendendo l'inizio della nostra gita indimenticabile. Questa Molly è davvero in gamba. Ti sei appassionato, Nick. Siamo arrivati! Potere Mega Molly! Ascoltatemi, siamo qui a Cosmopolitan City per rappresentare Littleton durante la parata dei palloncini. Mi raccomando, mi aspetto che vi comportiate bene. Avete un'ora per esplorare la città prima di rientrare all'hotel. Finalmente siamo arrivati, ragazzi! Ci sono un sacco di cose da visitare! Da dove cominciamo? Direi di partire assaggiando i famosissimi panini tipici della città. Se trovassimo un posto per finire di guardare Molly McMystery. Quel film non è male, lo ammetto, ma i suoi libri sono anche meglio. Non sapevo che esistessero i libri. Come? Non conosci i 39 volumi di Molly McMystery? Sono incredibili! Sai, un po' di tempo fa ho letto un libro in cui la protagonista ritrovava la statua scomparsa di un delfino. È uno di quei 39 libri? Tu hai cominciato dal numero 27! Credo di sì. È stata brava quando ho convinto il cattivo a confessare. Nessuno di voi ha letto i libri nell'ordine corretto? Va bene, allora dobbiamo visitare la biblioteca di Cosmopolitan City. Sì, sono pronto. Ho sempre desiderato vedere i gargoyle della biblioteca. Dicono che sono molto realistici. La leggenda narra che prendono vita quando la mezzaluna crescente sorge. E inoltre l'architettura della libreria è la più bella della città. È vero, ma la cosa più importante è dare un'occhiata ai libri di Molly McMystery. Dai, andiamo. Non vedo l'ora di mostrarvi quanto sia intrigante il primo volume della sua collana. Questa biblioteca è super popolare. Manca la maggior parte dei libri. A me invece non lo sembra per niente. Qui dentro non c'è nessuno. E poi guardate quanti divieti. Vietato gridare, vietato correre, vietato leggere seduti, vietato leggere in più di due persone. Ma che razza di biblioteca è questa? È piuttosto noiosa. E non ci sono nemmeno le statue dei gargoyle, ma quelle di rane alate. Scatterò comunque una foto per il mio registro delle prove. Fotografare è vietato. E niente cellulari. Ok, mi scusi. Salve, noi siamo in gita scolastica. Lei lavora qui? Certamente, sono la dottoressa Ortiz, nonché bibliotecaria. Perché ci sono tutti questi divieti? Domanda eccellente. Un giorno sono comparsi da nulla, ma lo ammetto, per me è tutto molto più semplice da quando sono stati appesi. Però vi confesso che la mia mole di lavoro si è alleggerita, anche perché ci sono meno visitatori. Ma se non entrano più tante persone, dove sono finiti i libri? Un'altra domanda eccellente, però è contro le regole. Vietato domandare dove si trova qualunque libro. Ok, però almeno posso chiederle dove si trovano i libri di Molly McMystery? No, non potresti, ma posso dirti che quello che cerchi si trova nel settore romanzi per bambini. Grazie! Sì, grazie! Ma queste rane si muovono! Lo so che noi abbiamo visto di tutto e di più, Nick, ma stavolta credo che quelle siano solo delle semplici statuine. Da questa parte? Ma come? Qui c'è soltanto un libro. Molly McMystery 14, il mistero del tomo perduto. Diamo un'occhiata a questo. Non puoi leggere il numero 27 e poi il 14. Bisogna cominciare dal primo per poi proseguire in ordine. Era da un sacco di tempo che non chiedevo di fare silenzio. Che emozione! Continuate. Si comincia dal primo libro, Il caso della tromba che stona. Poi si preparano i biscotti con la ricetta segreta nel libro di cucina. Leggi i volumi 2 e 3 insieme, disegni una mappa del tesoro e inventi gli indovinelli. Io e Pierce li abbiamo letti così ed è stato divertente. Dobbiamo trovare il primo libro, Bella. Non è strano che manchino così tanti libri. La dottoressa Ortiz dice che a causa di tutti questi divieti non entra più nessuno. Già, hai ragione. Sembra che adesso lo abbiamo noi, un mistero da risolvere. Proprio come Molly McMystery. Se ci rimpiccioliamo possiamo trovare più indizi. Potere mini balli! Ditemi che qualcun altro ha visto quelle rane che si muovevano.